Pieranzi, corsia lato box. Veramente molto divertente da vedere, se avete occasione seguite una prova del campionato italiano velocità montagna. Queste vetture che possono praticamente gareggiare solamente queste piste, sembra un effetto stile Mirabilandia quello che esce dallo scarico di Giuseppe. Sa di essere in vantaggio e inizia a regalare spettacolo alla 180 gradi. Veramente dispiacere non avere più queste vetture in gara, no? Più utilizzate, perché anche a livello tecnologico una vettura assolutamente aggiornata. 155 turbo, guardate anche nella curva centrale, ormai sta di avere gran vantaggio sul Carlo Vellucci, che può veramente poco per tutte queste insidiose condizioni di aderenza. Nuovamente alla 180 gradi, di traverso, gran controllo, incredibile quanto è obbediente. 155 nelle sapienti mani di Roberto Giuseppe, nota di Teramo, anno 1952 per Giuseppe, dal 2003 proprietario di questa 155, dal 2001 impegnato nel campionato italiano della montagna, ha esordito come rallista, grande sensibilità con i traversi, girando in tempi molto più contenuti di Giuseppe. 44,73, lascia Carlo Vellucci il miglior tempo in questa seconda manche, però è su il record in 40,39. Momenti di spettacolo e si va verso il traguardo. Spolvera, regala a Vellucci la vittoria in gara 2, ma grazie a Giuseppe a vincere. A vincere il DTM Historic Trophy alla Mobil 1 Arena della Moto Show di Bologna. Grande spettacolo per le gloriose DTM.